Sei pronto per una nuova relazione? No. Sai perché? Perché ti fai la domanda se sei pronto. Non è una gara, non è una performance. Non devi andare su un palcoscenico. Devi essere solo tu che incontra un'altra persona. È facile, è facile. Se pensi che devi essere pronto come se fosse una gara dove rischi di perdere. Il problema è quello che pensi. È certo che non puoi perdere, a nessuno piace perdere, ma non è una gara. Se pensi di dover fare del tuo meglio, ma sempre dobbiamo fare del nostro meglio, ma l'altro chi è? È uno che ti critica e basta, che ti giudica per come tu sbagli, oppure è un incontro che ti arricchisce. Non devi essere pronto, devi lasciare che accada. Non devi chiudere tutte le porte, ma lasciarle aperte. Cioè non devi avere paura, perché l'altro non è lì a misurarti per tutti i tuoi errori. Non è un pericolo. Viviamo in un'epoca in cui ci hanno insegnato che tutti sono pericolosi, tutti potrebbero fregarti, tutti potrebbero essere contro di te. L'ho chiamata paranoia sociale. Ma tu, aspetta un attimo, pensa con la tua testa. L'altro non è né un pericolo né qualcosa di sicuramente buono. Lo vedrai dopo. Prima devi incontrarlo. Chi è l'altro? È altro, è diverso da te. Certo, se tu accetti di cominciare a relazionarti, succederanno delle cose. Farete delle cose insieme, ti piacerà, non ti piacerà, si rivelerà molto bello, si rivelerà brutto, all'estremo anche pericoloso, ma questo puoi dirlo solo dopo. Se lo dici prima, non cominci neanche. Non c'è niente di cui aver paura. Stai saldo su chi sei tu e puoi incontrare chi vuoi. Se tu sai cosa va bene per te, cosa desideri, cosa ti piace? L'altro è una ricchezza, ti farà vedere di più. L'incontro è per arricchirti, non è per fregarti. L'incontro è una possibilità in più che ti dai. Cos'hai da perdere se incontri qualcuno? Hai 100 paure, ma alla fine cosa hai da perdere? La tua solitudine. La solitudine non è un disvalore, non è una cosa brutta. Bisogna essere capaci di stare da soli, ma quando incontri qualcuno è una ricchezza in più. Va bene che stai da solo, va bene che te la cavi e fai le tue cose, ma se incontri qualcuno ne hai solo vantaggio. Questa è la scommessa. Poi ti metterai in gioco e vedrai cosa accade. Dunque, è sempre il momento per incontrare, per avere una relazione piacevole. Tu sei già capace, l'hai imparato da bambino, tu sei nato da una relazione. È come andare in bicicletta, una volta che lo impari, non lo dimentichi. Forse se ci riprovi all'inizio hai un po' paura, ma sei già capace. Non aver paura, pensaci.